Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano la scuola. Il Comitato Tecnico Scientifico nei giorni scorsi ha emanato le nuove linee guida che determinano il ritorno in presenza tra i banchi di scuola. I presidi non ci stanno e annunciano ricorsi al TAR contro il Green Pass obbligatorio. Vediamo. Accordo fatto sul protocollo sicurezza delle scuole in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, ma con uno strappo clamoroso: i presidi non ci stanno. L'obbligo del Green Pass è illegittimo e discriminatorio nella misura in cui va contro il regolamento 953 del 2021 e ai sensi del quale è stato adottato per gli spostamenti per l'estero. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale UDIR. Per questo il sindacato dei presidi annuncia che sarà richiesto un provvedimento urgente al giudice amministrativo a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico e accademico e al giudice ordinario un'ordinanza contro l'azione discriminatoria e per i relativi risarcimenti patiti. Tutto questo a distanza di poche ore dal nuovo decreto legge che introduce dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 l'obbligo di Green Pass per il personale scolastico che, secondo il ministro Patrizio Bianchi, costituisce una ulteriore misura di sicurezza. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute, questo a tutela dei lavoratori fragili. Il Green Pass non è previsto per studenti e studentesse. Ma chi dovrebbe controllare il certificato verde alla ripresa delle attività scolastiche? Il decreto prevede che siano i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, nonché delle scuole paritarie, a verificare il possesso della certificazione. La verifica può essere delegata formalmente dal preside ad una persona della scuola. Tutto ciò, prosegue il sindacato, oltre a mettere i dirigenti scolastici nella posizione di dover sanzionare chi del proprio personale ne è sprovvisto, aumenta notevolmente il carico di lavoro e soprattutto le responsabilità. Sicuramente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è la decisione della sospensione dello stipendio, ma anche le multe da 400 a 1000 euro. Per questo è stato annunciato un ricorso al TAR del Lazio con adesioni entro il 23 agosto 2021. Anche la giovane associazione europea Radamante si schiera contro il Green Pass obbligatorio, specie per gli studenti universitari. L'azione, dicono dall'associazione, vuole annullare l'articolo 1,6 del decreto legge numero 111 del 2021 e le disposizioni applicative che causano l'interruzione del diritto allo studio come esami, lezioni e lauree. Nel frattempo l'associazione metterà a disposizione un modello di domanda di tampone rapido e gratuito da eventuale richiedere ai rettori, nonché di attivazione della didattica a distanza. Ci occupiamo ora dell'emergenza acqua. Attivato a Chieti il pronto soccorso idrico per la carenza d'acqua, l'amministrazione comunale è mobilitata. Da domani le autobotti saranno in città. Paolo Renzetti. Partirà domani mattina il rifornimento straordinario con autobotti e rastrellieri a Chieti e Chieti Scalo per far fronte alla carenza idrica in città. Questo l'esito della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina in comune con il sindaco di Chieti Diego Ferrara, l'assessore all'ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto, il geometra Emidio Di Nardo dell'ACA Marco Rosati per la protezione civile. In pratica abbiamo pianificato, oltre al rifornimento dei palazzi e degli muniti di autoclavi che già era in essere, ripeto, abbiamo pianificato la sosta di due autobotti, una per Chieti Alta nel parcheggio del terminal dei bus in Viale Gran Sasso, l'altro per la parte bassa della città che sarà localizzata nel capannone prospiciente l'area operativa di Formula Ambiente in via Aterno 181. Lì, in orari prestabiliti, i cittadini necessitanti di acqua potranno andare per appunto approvvigionarsi e ci sarà la protezione civile a salvaguardare le norme anti-Covid e chiaramente anche l'ordine, diciamo, l'ordine pubblico. Vogliamo fare un appello all'uso consapevole dell'acqua, quindi evitare gli sprechi.
sprechi quanto più possibile, sapendo che noi stiamo mettendo in campo insieme all'ACA tutte le misure possibili e immaginabili per provare a tamponare questa emergenza, e sapendo che oggi affrontiamo l'emergenza e domani insieme chiederemo un tavolo tecnico a cui porteremo delle proposte operative per provare a capire se nei prossimi mesi si riescono a costruire appunto percorsi tali a che questo tipo di emergenza non si ripeta più. Ed in queste ultime settimane in Abruzzo è anche emergenza roghi. Il vice sindaco di Teramo Giovanni Cavallari ha fatto il punto sugli incendi che sono divampati nel giorno di Ferragosto e che sono stati domati non senza difficoltà nelle ore successive. I danni sono ingenti, sono bruciati 170 ettari di terreno. Vediamo. L'incendio di Miano adesso è sotto controllo, è stata una giornata difficile più che altro perché le condizioni meteorologiche erano così strane, c'erano delle folate di vento che venivano in momenti diciamo abbastanza anche lontani l'uno dagli altri, che rialimentava l'incendio. L'incendio era in una zona impervia per cui era impossibile poterlo spegnere con mezzi di terra e con uomini a terra. Abbiamo dovuto attendere in prossimità delle abitazioni per scongiurare danni alle abitazioni. I vigili del fuoco sono stati come al solito non all'altezza della situazione, anche molto più bravi di quello che normalmente sono. Insieme al volontariato, insieme alla protezione civile siamo riusciti veramente a scongiurare delle situazioni di pericolo che siano determinate nella frazione di Orciano, nella frazione del centro urbanizzato di Miano. Per quanto riguarda invece la parte sottostante, cioè la zona verso Zampitto, era un po' più definita la situazione perché c'era il corso, il fiume che in qualche modo delimitava l'area interessata dall'incendio. A quelle si sono aggiunte altre situazioni importanti come l'area circostante il deposito della provincia incontrata a Scalepicchio, che ha determinato anche lì qualche momento di panico ma che è stato prontamente spento dai vigili del fuoco. Già parliamo di oltre 170 ettari di superficie bruciata con macchie mediterranee, alberature importanti come quelle che c'erano a Miano, cioè tutte querce. I danni sono consistenti perché, voglio dire, indipendentemente da tutto, all'interno di queste aree che sono rimaste bruciate ci sono alberi di ulivo, ci sono alberi da frutto, ci sono tutta una serie di situazioni che in qualche modo hanno provocato dei danni non solo al territorio ma anche alle culture dei proprietari di quei terreni. C'è da aggiungere che anche l'autostrada Strada dei Parchi nel tratto della Galleria Caressia ha subito dei danni in conseguenza all'incendio di Contrada Carapollo, che anche lì dovranno essere stimati. Diciamo che il danno non è solo quello ambientale ma proprio quello di vedere andare in cenere tanti anni di storia e tanti anni veramente della nostra vita. Ancora fuga facile dal carcere di Pescara, infatti questa mattina sono evasi dalla casa circondariale San Donato due detenuti di 24 e 25 anni di nazionalità romena. Uno in attesa di giudizio, l'altro con posizione definitiva. I due hanno scavalcato lo stesso cancello e muro di cinta delle precedenti due evasioni. Nicola Di Felice del sindacato OSAP si dice arrabbiato con questa amministrazione che nulla fa per la carenza di personale e si limita a promettere lavori forti, forse in parte risolutivi, ma sicuramente non realizzabili in tempi brevi. È aberrante e paradossale quanto sta accadendo presso la struttura penitenziaria pescarese, con serie compromissioni dell'ordine e della sicurezza anche per la collettività pubblica, dice Giuseppe Merola, coordinatore regionale FPCGL Abruzzo Molise Giustizia. E noi cambiamo argomento. Da tre giorni è partito il fermo pesca sulla costa abruzzese. Per le associazioni di categoria si tratta di uno stop che porterà anche risvolti negativi sul piano economico. Vediamo. Da oggi torna il fermo pesca nella nostra regione, stop dunque al pesce fresco in tavola in tutto l'Adriatico, da Martinsicuro fino a Vasto, lo annuncia Coldiretti Impresa Pesca, sottolineando che il blocco delle attività durerà nel tratto tra il sud delle Marche, l'Abruzzo, ed il confine con il Molise fino al prossimo 16 settembre. Come lo scorso anno, spiega Coldiretti Impresa Pesca, in aggiunta però ai periodi di fermo fissati, i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni a seconda della zona di pesca e del tipo di pesce pescato.
Il periodo di fermo biologico è un periodo di tempo nel quale è proibita la pesca in determinate aree. Si tratta di una decisione che è in vigore ormai da 30 anni e che l'Unione Europea, che regola la pesca, ha fortemente voluto per tutelare il patrimonio ittico dei nostri mari. Ma i nostri pescatori non sono solo soggetti a questo periodo di fermo, quindi il periodo che va da agosto a settembre. Sono obbligati a rimanere fermi per una giornata anche per le 10 settimane successive al periodo di fermo. Significa che di fatto i nostri pescatori riescono a pescare in media circa 140-150 giorni ogni anno. Non dico nulla sul ristoro dei marittimi e degli armatori, perché qui entreremo in un argomento veramente spinoso. Per dare un piccolo segnale, gli armatori devono riconoscere un minimo monetario nel caso in cui con la parte questo non si raggiunga. Il Ministero riconosce per il fermo obbligatorio circa il 50% di questo minimo monetario. I pescatori chiedono che venga stabilito un numero massimo di giorni di pesca e che questi giorni di attività siano gestiti a discrezione degli armatori. All'Aquila un evento particolare ma non così desueto, poiché nel cimitero è esplosa una bara. L'area dell'oculario è stata temporaneamente interdetta al pubblico. Vediamo. È stato chiuso al pubblico e lo rimarrà sino a nuova comunicazione il loculario del cimitero dell'Aquila dopo l'esplosione di una bara all'interno di un loculo. A darne notizia sono il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore con delega ai servizi cimiteriali Fabrizio Taranta. Il provvedimento, spiega l'ente, si è reso necessario a seguito di un fenomeno particolarmente raro come quello dell'esplosione della bara. Sotto la supervisione dell'azienda sanitaria, il personale di una ditta specializzata provvederà sia alla ripulitura dell'aria sia al recupero del feretro. Sino a quel momento l'accesso all'oculario sarà interdetto a chiunque non sia autorizzato. Il fenomeno, seppur raro, risulta del tutto naturale. Può dipendere da un difetto di funzionamento della valvola di sfiato delle bare, che può incepparsi e quindi bloccare il lento defluire dei gas che si formano durante la decomposizione dei corpi. Alcune bare possono essere difettose oppure costruite con materiali scadenti, valvole comprese. Il caldo torrido degli ultimi giorni può aver accelerato la decomposizione del corpo e di conseguenza l'innaturale fuoriuscita di gas può aver fatto scoppiare improvvisamente la bara. Operazione antidroga dei militari della compagnia Carabinieri di Montesilvano, che dopo quella di giugno, che aveva portato a 14 misure restrittive nei confronti di persone, ha individuato un altro ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Sequestrati circa 53 kg di marijuana, rinvenuti all'interno di tre borsoni contenente, come abbiamo detto, 53,4 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddiviso in 24 involucri termosaldati, dati nonché materiale vario per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa delle analisi di laboratorio, mentre la 48enne domiciliata a Montesilvano in provincia di Pescara è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, rinchiusa nel carcere femminile di Teramo su disposizione del PM di turno Fabiana Rapino. Il compagno della donna, 55enne, assente al momento dell'operazione, è stato denunciato per il medesimo reato. Nell'udienza di convalida l'arresto è stato convalidato con l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Cambiamo argomento, spiagge gremite con alberghi e strutture ricettive che registrano il tutto esaurito. A Pescara è un agosto da record, grazie anche alla bandiera blu. Il servizio. Siamo in piena stagione estiva, numeri importanti per il capoluogo adriatico, ci sono tantissimi turisti, soprattutto arrivati da fuori regione e anche dall'estero. Sì, questo è motivo di grande soddisfazione per noi, perché la città è stracolma di gente, non c'è un posto letto disponibile nell'arco di diversi chilometri, non c'è una palma o un ombrellone da affittare, perché tutti gli stabilimenti sono pieni, i locali sono pienissimi. È un momento positivo per la nostra città, mi auguro che possa durare ancora molto. Il fatto che
molti italiani non facciano le vacanze all'estero, ha permesso di riempire molte località italiane che in passato non avevano presenze così numerose come quelle che oggi noi registriamo. Anche per la seconda parte di agosto, Sindaco, avete messo in campo diverse iniziative, diversi spettacoli, diversi eventi in città. Sì, noi abbiamo tre punti focali che sono lo Stadio del Mare, l'Aurum e il Teatro Annunzio, dove ogni sera ci sono manifestazioni di livello nazionale, internazionale e anche con artisti locali, perché abbiamo voluto dare spazio anche ad artisti locali come abbiamo fatto l'anno scorso. Queste iniziative sono sempre molto apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti, tant'è che ogni iniziativa ha sempre il sold out, dal Festival Jazz a Funambolica, ai concerti con cantanti importanti, alle tante iniziative che organizziamo. E poi ci sono i locali che sono il traino della nostra città, perché Pescara è una città che ha grande capacità di attrazione, con i tantissimi locali che permettono a Pescara di essere una città sempre molto viva. Poi quest'anno abbiamo anche la bandiera blu e questo ha contribuito molto a far venire i turisti nella nostra città, perché è un bollino di qualità internazionale che Pescara si è guadagnata e che oggi porta vantaggi economici incredibili, come avevamo detto nei mesi scorsi. E presenze oltre le più rosee aspettative anche al Parco Nazionale della Maiella, grazie anche alla recente nomina di Geoparco Mondiale dell'UNESCO. Vediamo. Siamo in piena estate, Presidente, per quanto riguarda il Parco Nazionale della Maiella, come sta andando a livello di presenze e di turismo? Il Parco Nazionale della Maiella sta vivendo questo momento con grande attenzione, con grande impegno di tutte le forze che abbiamo disponibili, dallo staff del parco, ai carabinieri forestali, a tutti gli operatori, alle cooperative che lavorano per assistere i turisti, le amministrazioni comunali e così via. E per fortuna le cose stanno andando molto bene, c'è un grande afflusso, probabilmente non abbiamo ancora dati, ma probabilmente ancora maggiore di quello che ci fu l'anno passato dopo il lockdown. Tutto avviene in sicurezza, per fortuna non abbiamo incidenti, almeno fino a questo punto, e siamo riusciti a domare un paio di incendi che erano molto preoccupanti, ma che sono stati in qualche modo messi sotto controllo e che non hanno più dato manifestazioni. Insomma, una situazione abbastanza felice, con molti eventi che si stanno verificando sul territorio, che ovviamente servono anche a fornire un ulteriore servizio a chi si avvicina ai nostri ambienti, in cui c'è un forte legame tra natura, permanenze storiche e dinamismo della popolazione che c'è. Quindi è un'offerta molto interessante che mi pare venga recepita molto positivamente da persone che vengono anche da molto lontano. Quest'anno abbiamo un'ulteriore caratterizzazione che ci è venuta dalla dichiarazione UNESCO come Geoparco. La conseguenza di questo è stata sicuramente di aver acceso un faro su un aspetto meno conosciuto della montagna, ma che è molto profondamente legato con tutte le manifestazioni e soprattutto con la presenza dell'uomo da sempre. Questo ci sta portando una domanda di visita che è nuova e che viene anche dall'estero, è sempre venuta un po' dall'estero, ma in questo momento si sta avviando a caratterizzarsi. Quindi io immagino che questa cosa, come sempre succede con le dichiarazioni UNESCO di patrimonio dell'umanità, produrrà dei benefici economici nelle nostre località frequentate. Una vergogna, così il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, commenta l'esito della commissione provinciale sulle materie esplodenti che si è tenuta in comune a Francavilla questa mattina. Il tema dell'incontro era naturalmente la manifestazione dei fuochi a mare che si sarebbe dovuta tenere domani sera 18 agosto come ogni anno. Dalla prefettura di Chieti è infatti arrivata la revoca alle ditte pirotecniche a poter trasportare i fuochi per allestire lo spettacolo a Francavilla e quindi di fatto il diniego ai fuochi. Lo spettacolo pirotecnico si sarebbe dovuto tenere sul tutto il tratto costiero di Francavilla in mare con le stesse modalità dello scorso anno per evitare assembramenti e favorire il commercio e la presenza in tutta la città.
In 10 anni e mezzo credevo di averle viste tutte, continua il sindaco, ma non avrei mai immaginato la presa in giro da parte di una istituzione che convoca una commissione sapendo già di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire la manifestazione. Ma non è nulla in confronto a quello che perdono tutti gli operatori che fanno parte dell'indotto economico legato ai fuochi di Francavilla. Non si pensi solo alle perdite incendi per le 3 ditte pirotecniche interessate e a tutti i loro dipendenti. Lo spettacolo diffuso su tutta la città voleva dire una serata sold out per tutto il comparto turistico e commerciale e, come lo scorso anno, presenza in colline e al mare, naturalmente rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti, come il nostro costume da sempre. E invece i fuochi a mare sono stati vietati. E noi lasciamo la pagina degli eventi, apriamo quella dello sport per il Pescara. Prossimo innesto che arriva dal mercato potrebbe essere il centrocampista Giuseppe Rizzo, già in biancazzurro per una stagione e mezza tra il 2013 e il 2014. Intanto si avvicina anche il debutto stagionale in Coppa contro l'Olbia all'Adriatico. Nel pomeriggio l'apertura della vendita dei biglietti per l'ingresso allo stadio, sarà obbligatorio esibire il Green Pass. Andrea Costantini. Giuseppe Rizzo potrebbe a breve tornare a Pescara. Tra i nomi di Marco Armellino del Monza e Carlo De Risio del Bari sbuca quello del centrocampista attualmente di proprietà della Triestina, con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Rizzo era arrivato a Pescara dalla Regina nel gennaio 2013, quando la squadra era in Serie A, ed è rimasto anche in quella successiva, la 13-14, in Serie B con le gestioni di Marino e Cosmi. Nell'estate successiva la Regina riscattò il centrocampista che era in comproprietà e Rizzo lasciò Pescara. Giocatore muscolare, di quantità, che dà il meglio in fase di interdizione. Il suo arrivo risponde all'esigenza di dare ulteriore peso specifico al centrocampo, almeno nelle indicazioni del tecnico Auteri, anche perché Armellino, che è nei radar del Delfino da tante settimane, è vicinissimo al Modena, che dunque sta piazzando un altro importante innesto in una rosa già altamente competitiva. L'arrivo di Rizzo potrebbe far supporre a breve una uscita di Massimiliano Busellato, oramai un separato in casa al pari di Galano. Sui due questa è la presa di posizione del presidente Daniele Sebastiani. In Serie C credo che non ci sono andato solamente io, anzi loro sono stati tra i fautori di questa annata disgraziata, quindi credo che dovrebbero anche passarsi una mano sulla coscienza anche loro. Detto questo, se dovessero arrivare richieste, che ad oggi non ci sono, sicuramente non tratteniamo nessuno per la forza o per la maglia, però al momento credo che il compito principale dei calciatori che sono pagati e sotto contratto debba essere quello di essere professionisti, e quindi sono i giocatori del Pescara e devono dare il massimo per il Pescara. E io pure vorrei avere tante cose belle o tante cose di più di quelle che ho, ma comunque ognuno di noi ha dei limiti. Se non ci sono richieste, evidentemente non sono così poi giocatori così importanti. Intanto si avvicina il debutto ufficiale, dopo domani sera alle 20:45 match di Coppa all'Adriatico Cornacchia contro l'Olbia. Il tecnico Gaetano Auteri conta di recuperare qualcuno degli assenti nell'amichevole col Napoli. Saranno importanti gli allenamenti di oggi e domani per capire se ci saranno. Auteri non vuole neanche correre inutili rischi, perché tra poco più di 10 giorni sarà campionato e per il 29 agosto la rosa dovrà essere il più possibile al completo per puntare dritto ai 3 punti. I tifosi potranno tornare allo stadio con una disponibilità di biglietti per il 50% della capienza, vendita aperta da questo pomeriggio alle 15:30 sul web e nei punti Viva Ticket, con prezzi che vanno dai 10 euro della curva nord, la sud sarà chiusa, ai 35 della tribuna Maiella. Ingresso consentito solo a previa esibizione di Green Pass. Senza certificato verde non solo non sarà possibile entrare, ma non è previsto il rimborso del biglietto. La società stamani ha poi comunicato che i possessori di voucher Ticket One possono riscattare il proprio credito presso lo store di Via Carducci con il materiale lì presente. A causa dell'impossibilità di approntare la campagna abbonamenti per il Covid e del cambio dell'azienda partner del ticketing. Si è aggregato in prova al Pescara negli ultimi giorni del ritiro di Palena, ha convinto Auteri ed ha firmato il contratto l'esterno sinistro Alessio Rassi, un nuovo volto di questa stagione e si presenta così ai nostri microfoni. Vediamo. Soddisfatto innanzitutto della tua nuova avventura in Abruzzo? Sì, sicuramente soddisfatto, è diciamo una bella esperienza iniziare soprattutto con una partita così importante. Abbiamo cercato di dare il massimo, abbiamo provato i concetti che il mister ci aveva chiesto, a breve cominceremo con la Coppa Italia e diciamo ci sentiamo pronti.
Una partita importante, quella che ci sarà giovedì con l'Olbia, perché si inizierà a fare sul serio, c'è la Coppa Italia, l'obiettivo è di iniziare bene la stagione. Certo, diciamo, si dice chi ben comincia è a metà dell'opera, e sicuramente iniziare col piede giusto è sempre la cosa più importante per chi ha grandi obiettivi. Noi diciamo che guardiamo di settimana in settimana, ma non nascondiamo di avere obiettivi importanti. Lo scorso anno eri alla Vibonese, quest'anno sei al Pescara, una squadra che punta dichiaratamente ad un campionato di vertice. Sì, sicuramente trovarsi in una situazione, in un contesto del genere è sempre un onore, soprattutto per un ragazzo giovane come me. Spero di dare il massimo e sono sicuro che da quello che abbiamo visto in settimana faremo molto bene quest'anno. Sei stato in prova per diversi giorni, poi è arrivata la decisione di Auteri di farti tesserare. Per te questo è un attestato di stima importante? Questo sì, innanzitutto è un attestato di stima e poi soprattutto è, diciamo, una cosa di riconoscenza da parte del mister, e spero di ripagare la sua fiducia e quella che mi è stata data dal direttore e da tutta la società. Manovre in attacco a Teramo, dove si cerca la prima punta dopo l'addio di Cianci. Manuel Nocciolini sembra essere il principale indiziato, insieme a lui Gianmarco Zigoni ed Emanuele Santaniello, entrambi in uscita a Venezia ed Avellino. Poi sarà caccia agli esterni di difesa e a quelli mancini d'attacco. Jacopo Forcella. Emanuele Nocciolini, il principale obiettivo di mercato del Teramo, che ha tra le priorità quella di inserire prima possibile una prima punta che in organico in questo momento non ha più. Il centravanti in uscita dal Parma dopo essere rientrato dal prestito a Renate contende a Zigoni il ruolo di acquisto per la prima linea. 32 anni, esperienza in categoria e anche qualche stagione non proprio ai livelli che gli sono consoni. Renate, come detto, ma anche San Benedettese e Ravenna, una volta in doppia cifra proprio con il Ravenna nell'annata 2018-2019, è un contratto che scade a giugno del 2022, quindi con ogni probabilità ci potrebbero essere presto colloqui tra giocatore e Parma per estendere il legame e poi dare la via libera all'eventuale prestito in biancorosso, a meno che il Teramo non voglia acquistarlo a titolo definitivo. Discorso simile per l'altro attaccante nel mirino del DS Musa, ovvero Gianmarco Zigoni, che a Venezia non rimarrà, che nel 2021 si è diviso tra Novara, 19 presenze e 2 reti, e Mantova, 17 presenze compresa quella nei playoff e una marcatura. Tra oggi e domani novità in vista sul fronte attaccante, a pochi giorni dal debutto ufficiale di sabato in Coppa Italia contro il Monterosi. Che arrivi Nocciolini o Zigoni o lo stesso Santaniello, che dovrebbe andare via da Avellino, sono giocatori da rivalutare in un contesto come quello di Teramo, considerando che il Diavolo è anche alla ricerca di due esterni di difesa che possono essere il cambio di Rillo a sinistra e Azio Osmanovic a destra, e di due esterni d'attacco. Oggi arriva Emanuele Malotti, che sull'out destro formerà la coppia con K, dunque le attenzioni si spostano su giocatori che possano calcare il lato sinistro della fronte offensivo e costruire insieme alla punta che arriverà il tridente per Federico Guidi, che vede Mungo in posizione di mezzala ma senza compiti fissi, ovvero con la possibilità di svariare e andarsi a prendere spazi e pallone seguendo il proprio istinto più di quanto non abbia fatto finora. A centrocampo invece sarà caccia agli under, a ragazzi di prospettiva che possano crescere seguendo a Rigoni, sempre più capitano della squadra, e lo stesso Mungo. C'è interesse per capire se questa che si apre può essere l'annata di Federico Viero, qualità indiscutibili, ma nelle due stagioni passate gli è mancato sempre qualcosa per fare il definitivo salto di qualità, quello che ha fatto ad esempio Santoro andato a Perugia. Nella prima pre-season con Bruno Tedino i due avevano destato ottime impressioni, ma mentre il siciliano ci ha messo poco per prendersi la scena, per il 22enne parmense è stato un po' più complesso trovare lo spazio nell'11 titolare, e questa può essere l'annata giusta per farlo. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.